Eccoci qua, siamo pronti. L'allenamento sarà simile a quello dell'altra volta, nel senso che ogni esercizio durerà 30 secondi, ne faremo 8 e saranno sicuramente divertentissimi. Ok, pronti per il primo? Allora, prendiamo noi adulti, visto che questa volta proverò a fare qualche esercizio con lui, prendiamo delle bottiglie grandi, Federico userà quelle piccole. Il primo esercizio è uguale a quello dell'altra volta, si chiama Jumping Jack. Lo facciamo per 30 secondi, mi raccomando, avere a portata di mano un cronometro, lo facciamo partire e per 30 secondi fai vedere com'è il jumping jack. Aspetta un secondo, oh, ok, a posto. 30 secondi, pronti, via! Lo faccio anch'io così mi tengo in forma anch'io. Questo è l'importante, quando c'hai tu fai le continuo. Le braccia sono strette in alto e le gambe larghe in basso. Non fate l'errore di farlo al contrario, ok? Forza Fede, siamo più della metà, mancano 10 secondi e poi cambiamo. 5 secondi, Fede, come dura? Sì. Ok, stop. Ok, cerchiamo sempre di dargli il recupero giusto, non quantifichiamo il recupero che uguale. Ogni bambino magari si stanca di più o di meno a seconda dell'esercizio, quindi cerchiamo di tenerlo più o meno di 30-40 secondi. E ci prepariamo per il secondo. Il secondo sono degli addominali, Fede vai giù, semplici, però questa volta, visto che avremo l'aiuto di un bel pallone, oltre agli addominali vi facciamo fare un bel colpo di testa, se sono maschi. Se lo fate con le femmine possono fare un colpo di pallavolo, se ne avete voglia, se no li fate semplicemente fare degli addominali, che va già ampiamente bene così. Fede, sei pronto? Girati un pochino, ok? 3, 2, 1, via, vai! Oh. Le mani puoi anche staccare le mani, che è più facile, vai! Oh. Forza! Oh. Bravissimo, 5, dai che sei più o meno a metà, anzi già superata la metà, oh. Preciso, oh. Bravo, ancora, oh. 10 secondi e abbiamo finito anche questo, bravo, oh. Ho imparato col più di testa, eh? dai, forza l'ultimo, vai, ultimo! Bravissimo, ok, ci riposiamo. Ragazzi, non è obbligatorio fare tutti perfetti, anche che si divertano, va bene così. Allora, abbiamo fatto uno per alzare i battiti, il primo, il secondo addominale, adesso facciamo lavorare un po' le gambe. Prendiamo sempre le bottiglie, prendi le tue bottiglie, questa volta facciamo degli affondi, ve li faccio vedere prima io, ci combiniamo anche un lavoro con le braccia, così usiamo sia le braccia che le gambe. Gli affondi semplici, si va avanti con una gamba, le bottiglie si tengono sempre basse, quando si torna su si fa il movimento di tirare i gomiti, di piegare i gomiti, così facciamo lavorare anche un po' le braccia. Chiaro Fede? Chiaro. Si parte con le bottiglie e le mani. Attenzione, hai recuperato? Sì. È pronto? Sempre 30 secondi, eh? Pronti? Attenti? Via! Vai, partiamo, ok, su, sinistra, e quando torniamo su richiamiamo le bottiglie. Ognuno poi, a seconda di quanta forza, di quanta stanchezza ha, può gestire il peso da tenere in mano. Se a un certo punto vi stancate, che il peso è troppo grande e non volete più farlo, ci sta anche che lasciate giù le bottiglie e l'esercizio lo continuate senza le bottiglie in mano. Va benissimo lo stesso. 2 secondi, Fede, abbiamo finito anche questo, l'ultimo. Ok, ottimo. Ora, adesso proviamo questo esercizio che non abbiamo mai provato una volta, vediamo un po' come ci viene. Sempre un esercizio per le gambe, mettiamo da parte le bottiglie, ci teniamo la nostra bella palla, ora ci mettiamo più o meno a un metro e mezzo di distanza, distanza che dovremmo conoscere visti i tempi. Allora, l'esercizio è, muovendo prima una gamba poi un'altra, cercare di mettersi in equilibrio, questo, non alzarsi, l'esercizio era di alzarsi, di rimanere così più o meno seduto, e di passarci la palla. Quindi l'idea è di far lavorare le gambe, i glutei, di tenere anche un po' gli addominali. Proviamo un po' a divertirci anche passandoci il pallone. Abbiamo recuperato? Sì. Siamo pronti? 3, 2, 1, via. 1, 2, e ci passiamo la palla. Sempre continuando, sempre a fare così, eh. Cerchiamo di stare più bassi possibili, se riusciamo, eh. Se no l'idea è solo quella di cercare di far lavorare le gambe. Un po' faticoso questo, eh? Più stai basso, chiaramente, più è faticoso. Si può anche provare ad aumentare, vedere se i bambini riescono a starci dietro, poi bisogna anche cambiare, eh? Oh, si cambia il giro, si fa andare prima una gamba,
e poi un'altra, 2 secondi, ok, e anche questa è andata. Benissimo, ora siamo arrivati più o meno a metà, anzi a metà perché ne abbiamo fatti 4. Ora, prendiamo le nostre bottiglie, in questo caso ce ne servono 4 grandi, le mettiamo su un tappeto, se non avete un tappeto chiaramente la stessa cosa, in questa posizione qua, ok? Il lavoro lo faccio vedere io piano, è sia lavorare sullo skip in tutte le direzioni, quindi avanti, indietro, destra, sinistra, sia sui salti. Non c'è fretta, non bisogna farlo per farlo davanti, perché poi l'obiettivo chiaramente è non toccare le bottiglie e farlo nel miglior modo possibile. Ve lo faccio vedere piano piano, si farà lo skip così, poi lo skip a sinistra, indietro, lo skip a destra, poi si andrà nella direzione opposta, quindi facciamo un giro avanti, un giro indietro e poi lo facciamo saltando. Se riusciamo a metterci un saltino fra uno e l'altro è meglio, il tutto sempre per 30 secondi. Mi raccomando, la regola è sempre la stessa, non aver fretta, se riusciamo a farlo per 30 secondi bene, altrimenti ci si può fermare anche prima che non succede nulla. Pronto Fede? Sì. Skip avanti, poi potete guidarmi, cioè, avanti, indietro. Pronti? Vai! Avanti, ok. Torno indietro, ok. Adesso saltando avanti, se riesci a fare un saltino è meglio. Ok. Ok, fai il giro ancora saltando da quella parte di là, ok. Ok, adesso riparti con lo skip. Riparti con lo skip. Ok, avanti. Ok, adesso riparti avanti. Sinistra. Dai, uguale, vai, manca 5 secondi. Per l'ultimo giro. Indietro, veloce. Ok, ottimo. Ottimo, vedi che poi dopo ci si stanca. Allora, adesso facciamo un altro esercizio per gli addominali. Avremo sempre bisogno delle bottiglie. Noi, visto che ci abbiamo provato prima, riusciamo a farlo con queste grandi. E lo facciamo insieme a loro. Questo diventa anche divertente. Ci mettiamo sempre più o meno un metro di distanza. Si parte con 2 bottiglie da una parte, una bottiglia in mezzo, una bottiglia di là. L'obiettivo è spostare la bottiglia da un lato all'altro, facciamo lavorare gli obliqui, ok? Facciamo lo stesso esercizio, spostiamo la bottiglia da una parte all'altra, ok? Federico parte con quella in mezzo, io parto con quella alla mia sinistra e continuiamo a spostare le bottiglie da una parte all'altra. Coi piedi in alto, bravo Fede, mi ero dimenticato di dirlo io, coi piedi in alto. Mi raccomando, 3, 2, 1. Non mi incrociate. Ah, bravo Fede. No, ci vogliono anche le gambe incrociate, si può stare in sospensione, lo rendiamo ancora più complicato. Se riuscite bene, altrimenti le braccia rimangono giù, l'importante è far ruotare il busto. 3, 2, 1, via. 1, 2, sempre prendere la bottiglia e portarla dal lato opposto, la riprendiamo e così via per 30 secondi. Bravo Fede, siamo a metà. Penso riusciamo a farlo, se non riuscite a farlo insieme ai vostri figli lo possono fare da solo spostando semplicemente una bottiglia da un lato all'altro. Mi piace farlo insieme a loro. 5 secondi, Fede, forza, con 2 braccia, fatica, 2, 1, ok, questo ti ha ucciso, benissimo. Facciamo l'ultimo esercizio per le gambe e l'ultimo esercizio un po' di per il cuore e abbiamo finito. Allora, ci sediamo sul nostro divano. Ok? Abbiamo sempre bisogno delle bottiglie, in questo caso Fede usa queste che secondo me è meglio. Allora, partiamo seduti, ok? Con i tappi delle bottiglie ad altezza più o meno del nostro collo, a questa altezza qua. Ci alziamo e nel momento in cui ci alziamo estendiamo le braccia. Quindi facciamo un esercizio combinato, sia per le gambe che per le braccia. Questo sarà il movimento da fare quando arriviamo e poi torniamo giù. I piedi sono fermi. Cerchiamo di tenerli un po' più larghi di quelli che stai tenendo te, Fede, non troppo, se bisogna tenerli troppo. Le punte sono rivolte in avanti, ok? Lo facciamo sempre, chiaramente, per i nostri 30 secondi. Tu chiaro? Sì. Si parte così, 3, 2, 1, via. Non c'è bisogno di farli di fretta, sempre. Se riesci anche a soffiare quando è su. La fai? Ok, così è più facile regolare anche la respirazione, che è sempre importante. Mancano
5 secondi fine, 3, 2, 1, ok, bravissimo, attenzione, il gran finale, abbiamo provato a azzardare una sorta di slalom sempre con le nostre bottiglie, cerchiamo di sfruttare la parte più lunga del corridoio che avete in casa. Allora, l'obiettivo è sempre quello, mettete le 4 bottiglie che sono sufficienti, 4, va bene anche 3, 4 sarebbe perfette. Per fare questo tipo di lavoro chiederemo ai bambini, qui l'ho messo un po' troppo lontane, di fare il primo lato che vedete, braccia giù come i gatti, ok, muoversi velocemente così, arrivare in fondo e fare uno slalom più veloce possibile. Si torna alla fine, ci si rimette giù e si arriva fino in fondo. Questo così vi facciamo allenare un po' il cuore, gli ultimi 30 secondi e poi avete finito. Vedi, tu chiaro? Sì. Braccia giù, gli ultimi 30 secondi, Parti un po' più indietro, non rubare. Parti un po' più indietro che si parte da lì. 3, 2, 1, vai! Stornellietto in slalom. Ok, vai dall'altro lato, perfetto. Questo se volete potete farlo insieme a loro, se no lo facciamo fare a loro perché si divertono di più. Vai Fede, forza, è l'ultimo esercizio, si può fare anche, che dopo c'è riposo. 10 secondi Fede, è finito il tuo allenamento. 5 secondi, l'ultimo lato. 3, 2, 1, ok. Perfetto, com'è? Un po' stanco, vedi? Allora, abbiamo fatto i nostri 8 esercizi. Queste come sempre sono un'idea, chiaramente in allenamento si possono fare 2 o 3 serie di questi esercizi e comincia a essere un allenamento un po' tosto. Quindi perfetto, è andato tutto bene, quindi ci hai faticato più dell'altra volta che faticato. Sì. Meglio questo obiettivo difficile, meglio. Spero vi siate divertiti e alla prossima. Ciao, ciao, buon divertimento.